Ciccio, allora, quindi da un episodio possiamo dire questo? Sì, direi di sì. È stata una partita abbastanza equilibrata, sicuramente avrebbe vinto la squadra che avrebbe sfruttato l'episodio, in questo caso è stato il Siena, quindi niente, non ci facciamo la testa, siamo tranquilli, manteniamo la calma, perché abbiamo una squadra viva che lotta su ogni palla e quindi questa è la cosa più importante. Ciccio, al netto di tutto, la sensazione è che però davanti in questo momento la vena realizzativa sia un po' appannata, questa è la mia sensazione, è che se la soluzione non passa attraverso poi i piedi di Ciano, forse ci sia poca anche fantasia, come dire, imprevedibilità. Non so se sei d'accordo. Ma attualmente stiamo pagando il non fa gol, perché la squadra sta creando più del girone d'andata, però non siamo abbastanza cinici da finalizzare quello che si crea. Spero che questo periodo possa passare il prima possibile, perché la squadra c'è, crea più dell'avversario, indipendentemente dall'avversario, che sia Siena, Pescara, eccetera, eccetera. L'avversario non ci mette mai in difficoltà, crea poco, per cui credo che ogni gara stiamo dimostrando di esserci. L'unica pecca attualmente è che non riusciamo a finalizzare quello che riusciamo a creare. No, questo no, perché comunque sono abbastanza trasportati da noi grandi. È normale che c'è più amarezza rispetto alla sconfitta, per esempio, di Lanciano, perché lì eravamo consapevoli che non c'eravamo. Perdere così dagli episodi comunque non ci abbatte, perché ripeto, siamo vivi, creiamo più dell'avversario, con un avversario più importante di noi, quindi questo lascia pensare che l'Avellino sta sul pezzo e sta giocando bene. Se riusciamo a cambiare rotta, perché all'andata si creava meno, però eravamo più cinici e facevamo gol, e se riusciamo a finalizzare magari quello che si crea, forse vediamo un risultato diverso. Ciccio, Cosmi e Beretta vengono in sala stampa e vengono a fare i complimenti della Terina, però i complimenti non sono sufficienti per far muovere la classifica. Ecco, tra le due gare, quella di Bari e quella di oggi, qual è che ti dà più fastidio? Cioè, da aver perso? Ma a me è più questa, perché abbiamo preparato la gara alla grande, una partita molto equilibrata, ripeto che era l'episodio che faceva la differenza. Perdere stasera con un Siena che è una squadra di categoria superiore, onestamente, perdere così un po' brucia, però ripeto, stiamo tranquilli perché abbiamo ancora tante partite davanti e finché siamo vivi, finché siamo lì, che riusciamo a creare, non credo ci siano problemi. Ma che è successo alla fine con un po' di nervosismo? Alla fine c'è stato un po' di nervosismo? Sì, vabbè, nulla di che, succede. No, succede, purtroppo l'avversario ci teneva tantissimo, ci temeva tanto, e poi magari stando in vantaggio riescono a fare... Qualcuno riesce a fare il fenomeno dalla panchina, mi ha un attimino chiuso la vena, però nulla di che, capita. No, c'era una miscela di tifosi propositivi e quelli ovviamente amareggiati come noi, quindi nulla di che, rimaniamo compatti e pensiamo ad andare avanti. Ciccio, faccio a te la stessa domanda che ho fatto a mister Rastelli.
praticamente forse inconsciamente in voi è subentrata quest'ansia di giocare, dover giocare tre gare in 7 giorni, probabilmente anche il nome dell'avversario che avevate di fronte stasera vi ha suggerito, perlomeno non lo so, inconsciamente, di affrontare il primo tempo fin troppo cauti. Avete atteso troppo, loro hanno atteso voi, è uscito fuori uno scialbo nel primo tempo e questo però purtroppo ha condizionato negativamente anche la vostra gara. No, noi venivamo già da una sconfitta di Bari, stasera c'era un avversario che si chiama Siena, che ha dei giocatori imprevedibili che appena gli lasci mezzo metro ti possono punire, per cui non puoi compromettere la partita il primo tempo, è normale che devi stare lì cauto e aspettare un attimino l'episodio favorevole. D'altronde l'hanno fatto loro con questa squadra, il primo tempo si sono abbassati tutti quanti. Credo che la partita era questa, è stata preparata da entrambe le squadre con molto equilibrio, però ripeto, l'episodio è stato a favore del Siena, va bene così. Ciccio, premesso che questa sera abbiamo detto che è stata una brutta partita e la partita non l'ha vinta il Siena, l'ha vinta Rosina, perché è stato il colpo di un campione, di un giocatore di categoria superiore a determinare il risultato. Sicuramente la Vendita non meritava di perdere. Per questo, così per comprendere, ma mi interessa sapere una cosa che io chiedo spesso, francamente. Voi calciatori che siete gli unici deputati a poterci dire, come vi sentite dal punto di vista atletico rispetto a qualche mese fa? Perché la Verino è una squadra che vive di un centrocampo non creativo ma muscolare. È evidente che se dovesse venire meno una condizione atletica, la squadra ne risentirebbe. Ma, non credo che noi attualmente stiamo soffrendo sotto più il profilo atletico, ripeto, creiamo fino al 90esimo, cerchiamo sempre di fare la gara, in gran parte ci riusciamo, stiamo facendo un buon calcio, stiamo correndo tantissimo perché stiamo incontrando comunque avversari che giocano con 3 attaccanti e attaccanti veloci. Quindi credo che la condizione atletica è alla grande, lo sta dimostrando pure che gli avversari sono poco pericolosi, quindi ciò significa che la squadra è lì sul pezzo, quindi non è un problema la condizione fisica, attualmente ripeto è cercare l'episodio favorevole per far sì sbloccare la gara.